Nicolas. Nicolas, mi vedi? Nicolas. Su, Nicolas. Alzati. Sì, sì, vieni. Nicolas. Ma insomma, che cosa fa? Non si rende conto che pesa 40 kg meno di lei? Sto bene, sto bene. Cosa ci fai qui, Thomas? Ma che ci fai tu qui, Martin? Che hai fatto? Fa vedere. Rivestiti e andiamo. Martin, spiega al tuo angelo custode che qui siamo tra amici. No, caro, di me ti ricorderai, perché io sono l'ambasciatore di Santa Juliana. E questo ragazzo è mio figlio. Vedrai che oggi stesso farò chiudere il tuo orribile tugurio. Mi hai capito? Henry, dammi il cellulare! No. Nicolas! Arrivo! Martin, come stai? Ascolta, forse prima ho esagerato. Ah sì? Cosa vuoi ancora? Quando ho sentito Lola mi sono spaventata, sai? Bene. Ma cosa hai fatto all'occhio? Stai adesso bene? Torna a casa. Aspetta, tua. Aspetta, non abbiamo finito di parlare. Ti rendi conto di cosa è successo? Di come sta Nicolas? Di come stai tu? Senti, Martin, se non sei capace di comportarti da uomo maturo, dovrò trattarti come un ragazzino. E allora Nicolas dovrebbe farmi da balia? Ma lascia stare la balia, sta tranquillo, non ti disturberò, non ti darò fastidio. Ma da me non avrai più un centesimo per le tue spese. Sei contenta? Hai visto cosa hai scatenato? E non te la prendere con lei, Sofia, non c'entra, non chiaro? Non si preoccupi, me ne vado. Ascolta, ho dei risparmi, se tuo padre vuole te li posso anche prestare. Ma scherzi, non pensarci non lo nemmeno. Non so, mi guarda storto. Martin, va via, per favore. Non è mai possibile. Mi fa male tutto, che dolore, che... Fa vedere. Ma, ascolta, vuoi che chiami un medico? No, no, per favore, no, sto bene, il medico no. Sicuro? No, mi fa paura, ho paura, la prego, vado a riposarmi. Con permesso, permesso. Fatti forza, eh. La lettera viene dalle isole Gregoriane. Dalle isole Gregoriane, strano. Risale al 50, ma non è stata spedita per posta. Ah, no? No. Sì, ma sì, chi ci crede alle tue storie? Storie, hai detto? Sei solo ridicolo. Ah, non mi credi. Voi donne non capite. Pronto? Ehi, bello, mi prendi in giro? Tony? Sì, Tony. Non mi avevi detto chi è tuo padre? Io non frequento gente ricca, sai? Se lui mi fa chiudere il club, sono guai. No, no, mettiamo in chiaro una cosa. Non voglio più avere niente a che fare con questa storia. Non voglio altri guai, Tony. Ah, magnifico. E pensi di risolvere i guai così facilmente? Ma cosa crede, Sofia? Decide di raccontare tutto a papà? Sì, è vero. È peggio di una bambina capricciosa. Sì. Basta, non è vero, finiscila, buono. Dai, calma, bambini. A parte che Sofia l'ha fatto solo per proteggermi, ma quello che non sopporto è il fatto che l'autista mi segua sempre. Sì, come se avessi 4 anni. Sono un moccioso. Perché si è messo in mezzo? Aspetta, ti aggiungo un altro cuscino. Ecco, starai più comodo. Stai comodo? Sì. Va bene, vuoi che ti porti del ghiaccio? Per evitare l'ematoma, è stato un duro colpo. No, grazie, va bene così. Ma hai la febbre. Vado a prendere il termometro perché... No, voglio riposare, Carmen. Bene, sì, scusa. Che coraggio hai avuto. Sei un duro, affrontare un gigante. Sei stato eccezionale, sai? Ma no! Io ho un debole per i duri. No, non ho avuto coraggio, anzi, sono un vigliacco. No, sì. Non sei vigliacco. Adesso... Lupe ti manda un antinfiammatorio da prendere subito. E vuole sapere se hai bisogno di qualcos'altro. No, Angelo, senti, preferisco se resti qui. Perché? Pensi che io non sia all'altezza? No, però, insomma, lui è un uomo, come me, allora... Forse ti imbarazza andare in bagno. Però adesso non ho tempo, devo controllare la caldaia perché funziona male. Potrei chiedere a Ninì se... No! 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 Lo vedi? Vedi come sei contento che stia qui con te? Sei in buone mani, io vado. Ciao, Nicolas. Ecco qua, un po' d'acqua. La compressina, apri bene. Mandala giù. Vuoi che ti legga una storia, una favola? Signor Gomez? Sì? Si sente bene? Sì, grazie. Sto bene. Le devo consegnare il suo invito da parte del signor ambasciatore. È rivolto a lei e ai veterani della guerra di liberazione. È pallido, sicuro di star bene? Sì, come ha detto, scusi, un invito? Sì, verrà servito un tè nel salone principale. Ricordi che è un'occasione elegante, si presenti con un abito adeguato, se vuole un consiglio. Sì, sì, sì. Suda freddo, cosa le succede? No, niente. Stia tranquillo. Signor Gomez! Nicolas, devi chiamare Ninì, il nonno è svenuto. Cosa? Che è successo? È svenuto un malore, ma c'è già un medico con lui. Voglio vederlo subito. No, tu devi riposarti, non puoi uscire, resta a letto. Sì, va bene, però sto da solo, grazie, è tutto a posto, Lupe, non preoccuparti. Andiamo, Carmen, vieni con me. Andate pure. Povero nonno. Nonnino. Otto, ho un compito per te. Signorina! Nonno! Non puoi entrare senza permesso! Signorina!
tesoro, vieni qui, smetta, corri. Nonno, che cosa è successo? Come stai? Che cosa hai avuto? Sta meglio adesso, calmati, lo ha visitato il dottore. Cosa gli ha preso? Immagino debba essere svenuto in seguito a una forte emozione. Sì, gli ho consegnato l'invito per l'omaggio ai veterani e a quel punto è svenuto. Va bene, adesso gli prescrivo una terapia. Anche se fa o dice assurdità, voi assecondatelo. Più di così è inquietante. Orazio. Ah, qualora dovesse accadere, dovete stare al gioco, non scoppiate a ridere. Contraddirlo potrebbe nuocergli. Va bene. E sì. Quanto pensa che durerà questa situazione? Non saprei dire. Potrebbe entrare e uscire da questo stato senza alcun preavviso. Signorina Selina, ecco l'intrusa di cui le ho parlato. Avrei dovuto immaginare che era lei. Calma, Adelfa. Come ti senti? Selina, il nonno sta male, perciò Nini è qui senza permesso. Che situazione incresciosa. Che dice? No, non ha detto niente, ha detto solo niente. Che hai avuto un piccolo mancamento, ma che starai bene. Ma come? Io sto benissimo, signora. Signora? Signora? Ah, e dopo scriviamo insieme la letterina Babbo Natale, Nini? Pensa che lei sia io. Sì, poi la scriviamo, sì. E la nonna ci aiuterà a fare il nostro alberello. Poi arriverà l'anno nuovo. 1994. Bisogna avere pazienza. Sarà un anno formidabile per la famiglia. Vero, Nini? Nicolas? Nicolas, ti ho portato il tè! Sorpresa! Tè e biscottini ancora caldi. Nicolas, devi mangiare qualcosa, devi sforzarti, altrimenti non recuperi le forze, hai capito? Nicolas, stai dormendo? Sì, ti sei addormentato. Meglio non svegliarti. Ma come russi forte! Non credevo avessi dei polmoni così potenti, sai? Ninna nanna piccolino, come dorme il mio bambino. Nini, ci sei? Sai, ho saputo quello che è successo. E mi hai fraintesa? Non intendevo questo quando ti ho detto tu nel ring e io nell'angolo. Ma sentila, chi si crede di essere? Nini, che confidenza. Chi è la tua ragazza? È andata, ma che peccato. Ah, signor Gomez, non capisco perché abbia scelto me come moglie, come sua sposa. Perché sei la migliore. Ecco, questa è l'impegnativa del medico, ma prima dobbiamo aspettare che faccia effetto la medicina. A te il lupo non costa niente stare al gioco, non è così? Voglio solo che si ristabilisca, nient'altro. Non è magnifico, ne sono felice quando sono così. Che caldo che fa, è scoppiata l'estate. Per favore, Nini, apri la finestra. Ma io, ecco, mi scusi. No, Cecilia, io non chiedo scusa così tante volte. Selina? Ambasciatore, signor ambasciatore. Sì. Siamo qui con Nini. Con e, Nini? Sì, con Nini. Mi scusi, signor ambasciatore. Signor Gomez, mi scusi, no, lei, ma ho altro da fare. Questa nostra piccola riunione di famiglia. Però sua moglie ci ha concesso di fare una piccola pausa. Mia moglie? Sì, signore. Sì, sono stata io, scusami tesoro, ma avevano bisogno di schiarirsi le idee. Tesoro. E adesso tutti al lavoro perché non voglio che il mio maritino si nervosisca. Sì, vi ringrazio, ancora 2 minuti e poi tutti al lavoro. Certo, 2 minuti, grazie, hai un cuore immenso, davvero gentiluomo, grazie sì. Davvero. Lo faccio perché ti amo, tesoro mio, vita mia, lo sai. Vita mia? L'hai chiamata vita mia? Qualcuno mi può spiegare che sta succedendo? Sì, Selina, oggi mia moglie... Il nonno, parlavi di lui? Sì. Ha concesso un giorno libero, un paio d'ore, diciamo un'ora, non di più, al personale. Va bene, ma andiamoci piano con i permessi. Se sta male, andrebbe ricoverato. Attenta, quella donna lì, idee confuse. Ma è Selina. No, Nini, quello che vuole dire il nonno Gomez è che...
È una nemica, giusto? Nemica. A lei non chiedo di fingere perché nella parte della nemica è perfetta. No, è solo per stare al gioco del nonno. Basta che faccia se stessa e sarà in parte con il personaggio. È perfetta, davvero. Sì, tutto questo è sempre più ridicolo. Meglio che me ne vada. Beh, adesso basta. E come si trova qui, signor ambasciatore? Ah, sta bene, benissimo. Devo dire che grazie a tutti voi si sta ambientando. Già, molto bene. Grazie per il suo interessamento. Per fortuna si ricorda chi è lei. Bene, pensi io... che io non sappia chi è l'ambasciatore Parker? Ma sì, molto come bene. Come sta suo figlio Tommy? Tommy ha detto? Lo confonde con suo padre. Sta bene, bene. Bene, grazie. In questo momento è in giardino a giocare. Perché non vai da lui adesso? Quel bimbo è terribile. Sì, è terribile. Io vado, tesoro. Ho ancora del lavoro da sbrigare. D'accordo, grazie. Vuoi scusarmi? Molte grazie. Posso? Ciao, eh. Ciao, tesoro. Dove vai? No, non seguirmi, Chama. Non mi ha detto che usciva. Prima deve riempire un modulo di richiesta e ricordi di scrivere il motivo della sua uscita, la data, l'orario e la durata della sua assenza. Ma cosa sta dicendo? Perché mi ha dato questo? Mi scusi. Questi sono gli ordini del signor ambasciatore. No, prego. No, non ci posso credere. Ciao, Martin. Chama. Signorina, si registri anche lei, per favore, e immediatamente. Ma che carino, è suo? No, non è roba mia. Non sono l'addetta a questi topastre. Preferisco assolutamente i gatti. Dammi la mia cartellina. Tra poco recupereremo la nostra posizione, per fortuna. Sì. L'ambasciata apre le porte al mondo. Vedrai che è successo l'omaggio ai veterani di guerra. Hai visto che cosa ha fatto Nini? In 2 minuti ha creato per il nonno un mondo parallelo. È stata una cosa così... Così? Così commovente? Sì, commovente. La situazione, intendo dire. La situazione o è stata lei che ti ha commosso? Anche lei mi ha commosso, certo. Cioè, è bello che una nipote si prenda cura del nonno in quel modo. È molto dolce. Già. Bene, ora torniamo a noi. Cosa manca? Ah, sì, dobbiamo chiedere a Serena se è vero. Fermato. Vado io. Allora, mi spiega come ha fatto questo foglio ad arrivare in mano sua? L'ha trovato nella buca delle lettere? Sì, esattamente. Perfetto. Nella buca. Allora lo chiedo a Chiki. L'ho già chiesto a Chiki, Carmen. L'ho visto prima. Lo sapevo. Vada, la prego. Con permesso. Un'altra cosa, sono arrivati gli addetti al banchetto? No, non ancora, ma Orazio si è offerto. No, niente Orazio, basta. Non voglio che il personale rovini tutto, perciò ho scelto dei professionisti. Comunque bisogna sbrigarsi, non c'è tempo da perdere.